Buongiorno, oggi 10 gennaio, sto preparando la pappa ad Alessandra e sono in modalità casalinga super, cioè con tanto di palletta. Dopo mi andrò ovviamente a truccare, a sistemare, anche perché stasera saremo a cena da Marta, la mia amica che ci ha invitati, e quindi insomma passeremo una bella serata divertente. Poi vi racconto tutto quello che abbiamo in mente di fare stasera, che tipo di serata sarà, cosa si mangerà, insomma non vedo letteralmente l'ora. E niente, io adesso finisco di lavare due piatti perché abbiamo pranzato. Do la pappa ad Alessandra, insomma, finisco le ultime cose e poi mi vado anche a preparare. Quindi mi preparo insieme a voi. E nient'altro, quindi ci vediamo tra poco. Solito vlog pasticcione dei miei proprio. Io sto stirando i capelli perché avendo fatto il puccio oggi per pulire casa e ho fatto anche la doccia tra l'altro, quindi si sono un pochettino, vedete qua sul fondo, si sono un po' annodati e quindi sto dando giusto una sistemata. Ho messo anche l'olietto sulle punte, insomma sto giusto proprio sistemando, anche perché sono puliti, li ho lavati ieri, ma si vede anche abbastanza, quindi sto giusto sistemando. Poi niente, come vi ho accennato prima, stasera siamo a cena dalla mia amica Marta e ci ha invitato tutti a cena da lei, e faremo con il suo compagno, con Ricky, con i bimbi, insomma ci saremo tutti quanti al completo. E faremo un ci hanno proposto un gyoza party, che è una figata pazzesca perché io amo i gyoza. Chi di voi ama il giapponese saprà cosa sono. Comunque sono delle specie di ravioli ripieni, buonissimi, e non vedo letteralmente l'ora, anche perché è un po' che non li mangio. Anche l'ultima volta che siamo andati al sushi a Natale non li abbiamo presi effettivamente, quindi li mangio proprio volentieri. E poi, essendo che siamo amanti un po' tutti, no, dei videogiochi, io e Marta, Super Mario, queste cose qua ci piacciono molto, porterò appunto il gioco che mi ha regalato Riccardo per Natale. E visto che loro hanno quattro telecomandi, penso ci scasseremo da ridere, perché in questo gioco qua si può giocare tutti insieme nello stesso livello, quindi è divertentissimo. Magari se riesco vi faccio qualche ripresa, così insomma vi faccio vedere di cosa parlo. Allora, guarda, tieni conto che io mi sto preparando, mi sto stirando i capelli che sembro una pazza. E Ale è già pronta, ma sta facendo un riposino. Ricky anche, è già un'ora e mezza che dorme, quindi tra un po' lo sveglierò. Comunque, tu tieni conto che sicuramente entro le 7:30 arriviamo. Ce la posso fare, anche perché dobbiamo passare ancora dal CRAI a prendere la tortina. E poi devo preparare tutte le cosine da portarti, quindi insomma sì, ce la posso fare, dai. Ti aggiorno, ti mando la posizione quando usciamo di casa, come sempre. Ciao Tatino, un bacio. E niente. Quindi finisco di sistemare sti capelli, però direi che ci siamo già. Il crespo è andato abbastanza via, perché avendo i capelli mossi, avendo fatto la doccia, avendoli legati un po' così per pulire, però devo dire che va già decisamente meglio. Ok, ora sistemo un po', pulisco il bagno e mi vesto. Ah, tra l'altro, vestito Alessandra, ragazze, è qualcosa di meraviglioso. Non vedo l'ora di farvi vedere il vestitino che le ho messo, che tra l'altro mi ha regalato Alessia, la mia amica. Ti mando un bacio, Ale, che mi guarda tutti i video. Quel vestitino è un amore. Poi è 9-12 mesi, quindi devo sfruttarlo adesso prima che finisca l'inverno. È bellissimo, è una bambolina. Dopo ve la faccio vedere. E basta, direi. Quindi vado a prepararmi e devo far vestire anche Federico. A dopo. Ragazze, stiamo andando, ci stiamo avviando verso il piccolo supermercato che c'è qua vicino a casa nostra.
perché appunto ho chiesto cosa potevamo portare e Marta aveva voglia di quelle tortine della Mulino Bianco, sapete, no? E pensavo di prendere se c'è la variegata, che secondo me è la più buona in assoluto. E il mio angelo, Ricky, ha visto che avevo una cena di mal di testa ed è corso e tornato indietro a prendermi Rocky. Quindi ci raggiungerà... mi si è piantato il passeggino. Ok. E quindi ci raggiungerà poi al CRAI. E poi ci raggiungerà appunto al supermercato. E niente, vediamo cosa troviamo. Tortina trovata, amore. Buongiorno. Ci ha raggiunti con Loki, santo uomo. E vabbè, ho giusto due pensierini per la mia amica, non so se mi vedete, ma sembro Babbo Natale. Solo che noi non ci siamo ancora viste a Natale, quindi li vedo adesso. E niente, ci siamo quasi comunque. Come trasformare una torta del Mulino Bianco in? Non si sa ancora, è una sorpresa, non ci viene rivelata. Non lo sa nessuno. E qua c'è Amore con Ale. Voilà. E Fedino. Quella che faccio io, che faccio prima farina e burro. E andiamo di panna. Cattiva. Prima farina e burro. Basta! No. No. No, quando ci siamo visti, no. Ma no, nel video di prima. Ah, già è vero. Sì. Quando sei venuta a casa. Ah, è vero. E tada! La torta al Mulino Bianco è diventata un triplo strato di panna, panna e cioccolato che un Oreo gigante. Che bomba! Ah, ecco perché. Che carino! Ma dai! Ma è quello con cui giochi con Sofia, ma è di Harry Potter. Ah, ci giochi già? Sì, ma non di Harry Potter. Double, no? Sì. Che figata! Ciao, Drew! E chi tu? Ma che figo! Dai, sta andando. Ma questo è per Ale? Sì, è per Ale. Ah, non l'ho vinto già. Ah! Oh, sì. No. True, non sono per te. Oh, bello. Ciao Ale. Ale. Che cara. Grazie. Puoi scrivere. Carina. Bellissimo. Che dolce. Guarda, io sono bellissimi. Quelli soffici. Una cosa in più da mettere nel box. Ci gira. Ok. Esatto. Ma cosa no? Esatto. No, Harry Potter. Gioco. Gioco. Dai, dai. Aspetta che davanti c'è anche. La strega. Ma no, ma glielo ho detto giusto l'altro giorno. Così giocate, giocate in libertà. No! Drew, vieni qua! Ma come hai fatto? L'hai cucita? L'ho cucita! Drew, no! Ma che carina! L'ho cucita! Ma che spettacolo! Oh, no, ed è incorni... Aspetta, copro Fedino. Ah, ok! Copro Fedino. Ok! Spettacolare, grazie! È un 15, no, è un 15 per 15 la cornice. No, ma te l'ho detto, eravamo tipo alle gru. Davvero? È uscito il labirinto di Harry Potter. Tra l'altro ero indecisa perché c'era anche quello di Super Mario. No, questo. Però questo qua la storia, cioè questo è. Grazie, tanta mamma. Prego, Stellina, figurati. Figurati. No, guarda. Tatina! Marta è concentrata. Mica sono in un'estasi mistica. Concentrata. Stanno insieme, eh? Non è cooperativo. Non ti preoccupare. È cooperativo. Non capivo dove fosse. No. Guarda, vi do un consiglio. Qua.
Guarda, aspettate, fermi! Guarda. Cosa ho fatto? Vai, perché vai! Ho perso Yoshi? Perché sto morendo? Ho perso Yoshi! Assassino talebano! Affanbrodo, ma io pensavo di essere quello rosa! Ma porca miseria! No, in realtà sono io, che sono piccolo e carino! Una crisi di identità! La mela? Può fare qualcosa con la mela? Hai visto che carino che salti sullo Yoshi? Troppo bello! Sì, no, c'è Super Mario. Ciao amore. Vieni, ma